Nel giorno in cui Expo dedica l'attenzione al settore dell'ortofrutta, Agrinsieme promuove un'iniziativa per accendere i riflettori appunto su un settore che in questo momento sta attraversando un periodo molto particolare. Sì, certamente l'attenzione di Agrinsieme è proprio nella difficoltà che questo settore sta vivendo in questi mesi. Ormai abbiamo un problema da 2 anni dovuto anche a situazioni esterne che ci stanno creando delle difficoltà. La difficoltà sta certamente in quello che è l'embargo che è stato applicato dalla Russia, e quindi l'ortofrutta come il vino sono quei settori che noi, di cui abbiamo bisogno di esportazione, e l'esportazione non è verso solo la Russia ma anche verso l'Europa, dove oggi si concentra la maggior parte della produzione europea, visto che non ci sono canali alternativi. È anche vero che questo settore soffre anche il calo dei consumi, e noi oggi siamo qui anche per poter spiegare la necessità di ulteriormente rafforzare la promozione. Oggi c'è un'unica promozione che facciamo, che è quella relativa a frutta nelle scuole, ma viene dedicata soltanto a una parte del mondo produttivo, a quello aggregato, e su questo naturalmente dobbiamo sempre più aumentare la consapevolezza dei consumatori che c'è necessità di consumare frutta e verdura perché fa bene anche alla salute. Soprattutto poi dobbiamo anche lavorare perché oggi c'è ancora un 70% del mondo produttivo che non è aggregato e quindi crea quelle distorsioni di mercato che poi mettono in condizione chi acquista frutta dalle nostre aziende di poter creare questa scarsa attenzione e valore a un prodotto di così alto pregio.